Sulle pendici scoscese della montagna, che domina il lago del Turano, sorge un incantevole paese di poco più di 300 abitanti. Stiamo parlando di Ascrea, in provincia di Rieti. Il paese ha origine relativamente giovane. Si pensa, infatti, sia sorto in epoca medievale, dopo l'abbandono da parte degli abitanti dei due villaggi di Bulgaretta e Mirandella. Probabilmente gli abitanti di Bulgaretta e Mirandella furono spinti ad accentrarsi in Ascrea in cerca della protezione offerta dal nuovo insediamento fortificato voluto dai signori di Collalto, che ne furono i primi feudatari certi. Il paese ha vissuto una lunga vicenda feudale. Venne ceduto, difatti, come tutti i paesi dell'antica valle sommersa, nel 1440 alla potente famiglia locale dei Mareri. Successivamente passò ai Farnese e quindi in parte ai Soderini e ai Gentili, che poi lo unificarono e ne trasmisero il possesso per diritto successorio ai principi del Drago. Al termine di tutti questi passaggi, Ascrea non trasse alcun reale beneficio, come, sia pure indirettamente, dimostrano i pochi resti del castello, che nel corso dei secoli ha patito distruzioni, modifiche e adattamenti. Tra i periodi più difficili sofferti del paese e dell'intera valle si ricorda quello dell'invasione dei Mori, i terribili saraceni che tra il IX e il X secolo scorazzarono nella zona facendo stragi. Alcuni toponimi sono rimasti a ricordare quegli anni bui e sanguinosi, come la stretta ed angosciosa gola tra Ascrea e Paganico, che ha assunto il significativo nome di Obitu. È un chiaro riferimento all'Obitus, alla strage di una banda di saraceni che aveva commesso l'errore di inoltrarsi nella zona senza avere prima esplorato il terreno. I saraceni non calcolarono che l'esasperazione degli abitanti avrebbe potuto suscitare una sanguinosa reazione, come infatti avvenne. Secondo le leggende del monte, gli spiriti di quei Mori si aggirerebbero ancora, in pena, per gli orridi e le balze della zona. La collina sulla quale sorge Ascrea si immerge a nord delle acque del bacino artificiale. Il lago del Turano, infatti, che da Ascrea si può scorgere in tutta la sua prorompente bellezza, fu realizzato sul fiume omonimo nella prima metà del Novecento e fu imbrigliato in una diga. I lavori terminarono nel 1939. Il lago artificiale funge da bacino idroelettrico che consente la produzione di energia elettrica e per permettere lo sviluppo agricolo e industriale. Il lago del Turano è lungo una decina di chilometri ed è collegato con il lago del Salto con una galleria e alimenta la centrale elettrica di Cotilia. La suggestiva area lacustre si distende ai piedi del Monte Navegna, una montagna coperta di boschi che separa la valle del Salto da quella del Turano ed è caratterizzata dalla presenza sulle sue rive di antichi paesi e castelli che si specchiano nelle limpide acque.
Ovviamente la costruzione del bacino artificiale ha cambiato radicalmente il paesaggio, ma questa volta l'uomo è riuscito a costruire senza imbruttire la natura che ospita la diga. Al contrario, il nuovo volto dell'ambiente sembra dare un valore aggiunto al panorama, che da vallata appenninica si è trasformata in area lacustre, con il fascino unico del lago.